Le origini della figura del clown sono misteriose. Durante le Dionisie, grandi feste dedicate al dio greco Dioniso, si svolgevano delle vere e proprie gare di poesia, in cui gli attori improvvisavano dei versi comici e satirici, talvolta carichi di una forte critica sociale. I comici venivano chiamati buffoni, erano derisi dal pubblico e pertanto venivano percepiti come innocui dall'autorità, malgrado la loro satira fortemente politica. In epoca medievale, i buffoni di corte godevano della stessa libertà d'espressione, potevano deridere perfino il re. Il giullare spesso vantava un peso politico nelle decisioni del suo signore, era un consigliere abile e manipolatore. Con la nascita del circo, nel 1870, il clown porta in scena la parodia degli acrobati e dei cavallerizzi. La sua estetica si fa sempre più ridicola, più grottesca. C'è sempre qualcosa di ambiguo, però, nella sua figura. Qualcosa di indecifrabile e a tratti inquietante. Questa è la foto con tanto di dedica di uno dei più terribili serial killer della storia, un uomo con la passione per i clown. John Wayne Gacy nasce a Chicago il 17 marzo 1942 e la sua è una famiglia abbastanza normale, se non fosse per un padre irascibile e alcolizzato. A 11 anni, dopo una caduta con un trauma cranico, comincia a soffrire di improvvisi svenimenti. Abbandona la scuola senza raggiungere il diploma e nel 1964 si sposa. La coppia sembra felice. Due figli e un buon tenore di vita, almeno fino a quando, nel 1968, John aggredisce un collega di lavoro e viene condannato a 10 anni di carcere. Per questo, la moglie lo abbandona subito e Gacy non rivedrà mai più nemmeno i figli. Come succede spesso, il comportamento da detenuto modello, tenuto dietro le sbarre, fa credere che si sia pentito, che sia cambiato. E dopo 18 mesi viene scarcerato. Ne trascorrono altri 18 e John Wayne Gacy inizia a uccidere. Nel 1919 Freud offre una definizione del termine perturbante. Per lui, testualmente, perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lungo tempo. Il volto del clown ci è familiare, ma allo stesso tempo i suoi tratti sono distorti ed esasperati attraverso il trucco. Il nostro bisogno di riconoscere gli altri attraverso le caratteristiche del viso viene destabilizzato. L'empatia ci permette di decifrare le emozioni e le intenzioni degli altri, offre una lettura non verbale della comunicazione. Un pagliaccio, invece, nasconde le proprie emozioni sotto un pesante strato di trucco. La sua figura è ambigua, imprevedibile. Un sorriso genuino dura appena una manciata di secondi. Il volto del clown, la sua risata forzata e innaturale, diventa invece un tratto profondamente inquietante. Nel frattempo Gacy ha deciso di mostrare a tutti un volto rassicurante. Lavora e nei fini settimana fa il volontario in ospedale, dove rallegra i bambini malati indossando il trucco e l'abito di Pogo il clown. Pochi giorni prima del Natale del 1978 l'assassino però commette un errore fatale. La polizia sta indagando sulla scomparsa di Robert Priest, 15 anni, e un testimone ricorda di averlo visto in compagnia di Gacy. Basta una breve ricerca per scoprire la precedente condanna e chiedere immediatamente un mandato di perquisizione. Gli specialisti della scena del crimine si mettono al lavoro nella villetta a un piano di Gacy. Scavano con attenzione, senza fretta, e i risultati sono sconvolgenti. 29 corpi, 29 giovani e altre povere ossa vengono ritrovate nel fiume che scorre nelle vicinanze. Alla fine si contano 33 cadaveri. Prima di ogni altra cosa bisogna dare un nome alle vittime e restituirle ai familiari, così genitori, fratelli, talvolta conoscenti, si presentano con radiografie, cartelle cliniche, schede odontoiatriche, tutto quanto possa essere utile alla identificazione. Il simulacro è un oggetto inanimato dalle fattezze umane, come una bambola o un manichino. L'aspetto estremamente realistico di questa copia diventa però motivo di angoscia. Percepiamo l'insieme come un elemento riconoscibile, ma i singoli dettagli creano disagio in chi osserva. C'è qualcosa di straniante, di fittizio. Il realismo della rappresentazione diventa disturbante.
Il suo simulacro è una maschera che distorce i lineamenti. È evidentemente umano, ma le sue espressioni, il suo volto, la sua stessa figura sono innaturali, inumane. Questo genera un processo di straniamento, di repulsione, e nei casi più estremi può manifestarsi una vera e propria fobia. Lui, John Wayne Gacy, durante il processo a suo carico tenta di passare per pazzo, ma la giuria non gli crede e lo condanna a morte. Aspetterà 14 anni prima che giunga la sua ora. Anni passati in cella a dipingere volti di pagliacci sorridenti. Sorridenti e inquietanti. Tanto che a lui si ispirerà Stephen King per creare Pennywise, il terribile protagonista di It. Nascondersi dietro una maschera è spesso l'unico modo per essere davvero se stessi. Una persona, certa di non poter essere riconosciuta, si sente finalmente libera di esprimersi. Il giudizio degli altri è così opprimente da dover essere escluso a priori attraverso l'anonimato. La maschera riesce a ribaltare le convenzioni sociali, a lei tutto è concesso. Ma in quella dimensione fittizia c'è più verità che nel mondo reale. È questo rovesciamento della percezione ad aver guidato l'arte e la letteratura, ad aver creato dei personaggi terrificanti che indossano un volto sempre sorridente. Forse perché nessuno può sorridere per sempre.